Buongiorno e benvenuti a tutti su gabrieletucci.com. Benvenuti in questo nuovo video. Sono molto molto felice. Sono riuscito a organizzare questo setup che mi piace molto, con questa luce verde qua, quella luce lì qua. Mi piace veramente tanto. Oggi parliamo di un nuovo monitor, un monitor Eizo. Vi spiego tutto subito dopo la sigla. E allora, vai con la sigla. Allora, quando Eizo mi ha detto che mi avrebbe inviato questo monitor, io pensavo di fare la solita classica recensione ben studiata, però poi dopo, quando l'ho aperto, non ho avuto parole e ho voluto fare una recensione a parole mie, cioè cosa pensavo di questo monitor senza nulla di scritto, veramente cosa ho provato nell'utilizzo di quasi un mese di questo monitor. Allora, mi sono segnato giusto qualche specifica tecnica: è l'Eizo EV2785 4K UHD, quindi siamo a posto nelle definizioni. Vi dico subito, il prezzo è minore di quelle l'altra volta, di 1189 euro, e è un 3840x2160 IPS e la densità è 163 ppi. Allora, voglio iniziare a parlarvi della confezione, così ce la togliamo subito dinanzi. È la classica confezione dei monitor Eizo, quindi troviamo il monitor, il cavo HDMI, poi troviamo il cavo USB-C. Vi spiego dopo perché è una bellissima caratteristica di questo monitor. Il cavo di alimentazione, tutto adesso state vedendo nelle clip, perché vedete un po' come il monitor, ma nelle clip vedrete tutto meglio. Poi abbiamo un sistematore per cavi dietro, un altro tipo di sistematore per cavi dietro e il cavo di alimentazione, quindi più o meno come sono quasi tutte le confezioni di Eizo. Il design, posso dire che questo monitor è veramente bellissimo, di più di quello dell'altra volta come estetica. I bordi sono spessi 1 cm su tutti i lati e 6,4 nella parte inferiore. È un 27 pollici che però è più piccolo del mio Samsung, perché ovviamente i bordi sono molto ridotti, come state vedendo dalle clip. Allora, come entrate abbiamo l'HDMI, la DisplayPort, USB, alimentazione e, la cosa più bella, lasciamo il foglio USB-C. Fatemi parlare di questa fantastica USB-C. Allora, questo qui è un FlexCan, cioè il monitor da ufficio di Eizo, e l'USB-C, soprattutto per chi ha un MacBook, io non ce l'ho, però se voi l'avete, è fantastica. Trasferite tutto con la USB-C al computer, vi serve solo il cavo di alimentazione e avete fatto. Desk setup puliti, minimali, molto belli. Ah, questo monitor qui, questo FlexCan, ha anche delle casse interne che certo non hanno una qualità eccelsa, però possono essere utili, soprattutto se avete un PC fisso che non ha le casse, quindi lo collegate in situazioni di emergenza, può essere veramente molto molto utile. Ha anche l'ingresso jack, quindi veramente molto comodo. Una delle cose che mi è piaciuta di più di questo monitor sono i controlli. Allora, abbiamo il tasto per accendere e spegnere, che non è fisico come tutti gli altri tasti, da cui possiamo controllare le varie cose, il menu, il profilo colore, accendere, spegnere, modalità risparmio energetico, tante cose. Io in ogni caso vi lascio il link di Eizo qua sotto in descrizione, che potete andare a vedere per qualunque dubbio. E come state vedendo dalle clip, è veramente comodissimo, cioè da quel tocco di tech in più che non ci fa ritornare al medioevo con i tasti fisici. Anche questo è un monitor molto pesante, la base è molto robusta, si vede, si può inclinare, roteare,
roteare così, alzare, cioè si può fare veramente tantissime cose. Adesso qui è l'altezza massima, io non l'ho usato a questa altezza, l'ho usato un po' più basso, però comunque può essere utile anche alto se lavorate su una scrivania in piedi o inclinato verso l'alto. Comunque è veramente un bellissimo monitor, ma dopo andiamo alle conclusioni finali. I cavi si nascondono bene dietro, è ben sistemata anche la superficie, si vede che i materiali sono comunque di alta qualità, ovviamente comunque ha un costo elevato rispetto ad altri monitor. Ok, ora arriviamo al punto più importante, cioè come si vede. Io vi do la mia personalissima opinione. In questo monitor è fantastico, si vede veramente benissimo, vi avrei potuto anche dire solo questa recensione, va benissimo, i colori sono bellissimi, va benissimo anche se è un monitor da ufficio, anche per la post produzione foto è fantastico, ci ho fatto tantissima color per i video, tantissima post produzione per le foto, i colori erano veramente fantastici, ben calibrati e tutto. Si vede benissimo da tutte le angolazioni, ha tantissime feature che vi lascio qui sotto in descrizione. Come già vi ho detto, volevo fare una recensione meno tecnica, molto la mia opinione. E quindi io sono rimasto veramente a bocca aperta quando l'ho visto, quando l'ho usato, veramente mi ha affascinato tantissimo. Ho amato questo monitor, ora peccato, lo devo restituire. Ho fatto di tutto e di più, color, post produzione, montaggio video, tutto, e mi sono trovato veramente benissimo. E allora io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del video, è durato un po', però ci tenevo a dirvi la mia opinione su questo monitor. E allora io vi saluto, vi ricordo di iscrivermi su tutti i miei social, guardate quanto è bella questa maglietta We Are Video autografata, dove è qua da Aldo Ricci, trovate delle foto su Instagram. E allora ciao da GabrieleTucci.com.